alla 14ª edizione del Florence Film Festival 2016 e abbiamo veramente siamo felicissimi di presentare questo documentario Carte der Stern, l'anteprima assoluta. L'anteprima assoluta e tra l'altro una cosa curiosa è noi avevamo chiuso il programma e esatto. È arrivato questo film, abbiamo riaperto tutto per inserirlo, quindi siamo felici ed orgogliosi di presentarlo appunto alla prima giornata di questa edizione del Florence Film Festival. Io chiamo gli ospiti che presenteranno appunto questo progetto, Pasquale Plastino e Stefan Rethause sono i registi. Grazie. Ben Postman, prego. L'attore narrante del documentario, il produttore. Il produttore Christos Akrivoulis. E Bruno Moretti che ha curato le musiche del documentario. Io comincio subito con i registi, Pasquale Plastino e Stefan Rethause. Come nasce questo progetto? Perché insomma noi siamo stati molto affascinati da questo documentario. Buonasera a tutti. Intanto la faccio brevissima. Io sono andato a vivere a Berlino 6 anni fa e decidendo appunto di vivere in quella città avevo pensato di comprare casa e quindi nello scegliere la casa, uscendo sul balcone di una casa che mi veniva mostrata, ho visto il retro di questo cimitero. A me piacciono molto i cimiteri nordici perché hanno un'atmosfera festosa, hanno delle piante bellissime e quello mi faceva molta simpatia e quindi così fu, comprai questo appartamento. Poi andandoci a vivere sono andato naturalmente a visitarlo, scoprendo che era il cimitero dove erano sepolti i fratelli Grimm, ma soprattutto soffermandomi a bere un caffè, perché improvvisamente all'entrata dentro il cimitero c'era un caffè. Non ho mai visto un caffè in un cimitero, però era molto carino, faceva freddo. Quindi sono entrato, atmosfera incredibile, molto strana, e poi da lì c'era un librone nero che ha attirato la mia attenzione e in questo libro c'erano le fotocopie con le foto di tutti i personaggi che erano seppelliti in questo cimitero che avevano come comune denominatore la propria omosessualità come statement proprio nella loro vita, attivisti politici, ma soprattutto erano tutti personaggi legati alla scena artistica berlinese, morti quasi tutti per l'AIDS e che erano sepolti in questo posto. Questa cosa mi ha incuriosito al punto tale che ho incominciato a fare come un percorso a ritroso e sono arrivato al protagonista di questa incredibile, curiosissima, la creazione di un posto così speciale, era dovuta a Bernd che. E quindi naturalmente quando ho scoperto quello che non vi dico altro, quello che vedrete poi all'interno del documentario, ho detto ma questa è una storia che bisogna assolutamente raccontare. Parlandone poi a Stefan, ha aderito immediatamente all'idea e quindi abbiamo deciso di fare insieme questa cosa che ci ha portato via insomma un anno più o meno della nostra vita perché abbiamo girato nelle diverse stagioni dell'anno e quindi vedrete insomma quello che sarà la struttura di questa curiosissima favola, che è una favola, poi alla fine proprio come una favola dei Grimm. Stefano? Sì, io sono molto contento di essere qui questa sera. Voglio ringraziare al festival per l'invitazione, grazie mille. A Pasquale, perché Pasquale ha avuto l'idea di questo film. A Bernd, che è un protagonista incredibile. E a Bruno, a Christos e a tutta la gente che ha lavorato per questo film. So, buona proiezione. I Bernd, willst du was sagen? Nein, ich sag gleich genug. Ich sag gleich in film genug, ja. Ha detto che lui dirà già parecchio nel film, quindi non ha bisogno di dire niente adesso.
Bruno Moretti, che ha curato le musiche. Io voglio dire una cosa soltanto, che è la prima volta che faccio un lavoro a distanza con Pasquale, perché io, come diceva una mia amica, sono un merlo casaiolo, quindi per me andare a Berlino era complicato. Abbiamo fatto tutto via Skype, scambiandoci i file, i video, eccetera. Per me è stata un'esperienza abbastanza curiosa, perché non me l'ha mai successo. Grazie. Cristo, se vuoi aggiungere qualcosa, un produttore del documentario? Sì, diciamo che è un progetto che abbiamo, a cui abbiamo lavorato tutti e tre assieme, quindi in realtà è stata una coproduzione. È importante che nel progetto, nel film, vedrete, ci sono altri protagonisti, c'è anche una voce che non vedrete il volto della persona, però è una cantante e attrice, Zazie de Paris, che ha vinto anche un premio con un film al Festival di Roma qualche anno fa. È una cantante transessuale che vive a francese, che vive a Parigi, che vive a Berlino, e racconta una delle favole dei fratelli Grimm. E poi niente, altri personaggi, altre spezzoni di registi importanti della scena qui berlinese. Buona proiezione. Bene. E loro rimangono qua, se qualcuno poi dopo la proiezione vuole incontrarli, felici, bene. Buona visione a tutti e a tutte. Grazie. Ancora grazie, ogni volta è un po' emozionante rivedere il film e sono contento che sia piaciuto, mi sembra che gli applausi siano autentici. Ora ben facciamo. Possiamo solo raccontare che i filmati di repertorio sono tratti da film di due registi, uno è Rosa von Braunheim e l'altro è Michel Brintrup. Bernd ha lavorato con questi due registi, quindi i frammenti vengono da questi film. Du hast gearbeitet mit beiden Regisseuren, mit Rosa und Brintrup. Ja, seit den frühen 80ern arbeite ich schon mit beiden Regisseuren, habe mehrere Filme mit denen gemacht. Und das ist für mich auch sehr schön, Ausschnitte von den Filmen hier zu sehen. Ich weiß natürlich nicht, in welchem Kontext die gerissen sind, ob als Bestattungsredner oder auch als Charlotte oder was jetzt alles genau reingeschnitten ist. Das ist für mich auf jeden Fall eine schöne kleine Hommage auf dieser Film. Ist jetzt viel aus der Jetztzeit von mir vertreten, aber auch nur Auszüge, aber auch gemischt mit biografischen Sachen. Das Thema Friedhof und Bestattung haben wir auch mal in den 90ern etwas anders interpretiert, mit dem Michael Brintrup-Film Plötzlich und Unerwartet, wo ich den Bestattungsredner spiele. Und trotzdem passt das alles zusammen. Ich nehme die ganze Thematik Todsterben sehr, sehr ernst und finde, dass ihr die Breaks immer sehr schön geschaffen habt, oder wenn es auch ein bisschen zu heikel manchmal wird, die Thematik Geschwisterkinder und Tod und Trauer, und dann die Breaks wieder zu den Grimms, die nun ja auch bei uns liegen, von denen die Übersetzung von Gevatter Tod auch ist. Also es ist nichts eingebracht, was nicht dahin gehört. Es ist alles, gehört alles zu dem Ort zu. Ich habe in dem Stück keine Provocatore tutto. Ha iniziato negli anni 80 a lavorare con questi registi, per cui per lui è anche emozionante questo omaggio, perché naturalmente la prima parte più consistente riguarda la sua vita di oggi. Però c'è un omaggio a quello che è stato lui e ai suoi amici di una volta. E naturalmente, per esempio, con il film di Brintrup, dove ci si vede anche un giovane Udo Kier, lui appunto già si parlava del tema della morte, si parlava del tema del funerale e del cimitero. E naturalmente anche nel momento in cui lui racconta soprattutto le parti forse più tristi, che riguardano appunto la morte dei bambini, lui ritiene che questo, come è stato anche montato il film, grazie anche alle favole, la favola dei fratelli Grimm, c'è una certa leggerezza che fa anche sorridere, fa appunto, alleggerisce un po' tutta la storia. Comunque il tema, già negli anni 90 e 80 si parlava del tema della morte, del rapporto con la morte in questa forma. Das müsste hinkommen von der Länge her. Più o meno, la lunghezza è quella di quello che ho detto. Qualche domanda ancora? Una curiosità, intanto grazie, un'opera. Aspetta che arriva un attimo il microfono.
ringraziamo perché è stato veramente molto bello. Un equilibrio tra poesia e delicatezza, non è mai malgrado, insomma, degli argomenti anche sensibili, si capisce, molto autobiografici, sempre su un filo di ironia che a me personalmente è piaciuto tantissimo. Mi chiedevo, il testo è quindi, chi ha lavorato sul racconto e sull'incrocio con la favola dei fratelli Grimm? Cioè, questo materiale aveva bisogno di essere organizzato in un, diciamo, drammaturgicamente, e quindi l'idea di scegliere fra le 384 favole, non so, le do tutte le favole di Grimm, per scegliere quella giusta che avesse, che non fosse o troppo lunga o troppo corta e che avesse un'attinenza più o meno con il tema, alla fine mi sembra di aver trovato una che finisce soprattutto in un modo perfetto per questo racconto, che è organizzato come, diciamo, poi semplicemente come una giornata: inizia al mattino, finisce con la notte, e attraverso le quattro stagioni che compongono la vita, poi alla fine, quindi proprio semplice, senza, ma non didascalica, comunque sicuramente penso che non sia didascalica. E quindi poi organizzare il materiale di queste lunghissime interviste che abbiamo fatto con Bernd su svariati argomenti, e che abbiamo poi dovuto comunque estrapolare, ridurre per farlo diventare, insomma, quello che avete visto, insomma. Si capisce che c'è un lavoro grandissimo dietro. Cioè, personalmente penso, rivedendo anche adesso, dico sempre che forse si chiede troppo all'attenzione, è un film dove o si entra in sintonia immediatamente, oppure può risultare forse anche irritante, oppure con la logica un po' clipettara che di oggi, magari stare, indugiare 3 minuti, perché poi stiamo parlando di 3 minuti su, che ne so, sfogliare un libro, ma secondo me lì è tutto il valore dell'operazione, e quindi, cioè, nel senso di diventare poi coscienti in quei 3 minuti di che cosa stiamo parlando, e di rendere anche omaggio in generale alle vite delle persone. My Italian is not so good, io non parlo italiano tanto bene. Oder ich sage das auf Deutsch. Ich wollte nur sagen, dass wir diesen Film ohne Geld, ohne Förderung gedreht haben, und dass Pasquale und ich den Film alleine sozusagen, also wir beide gedreht haben. Wir haben alles gemacht, Kamera, Ton, Übersetzung, Produktionsassistent und alle. Und Christos hat uns geholfen bei der Produktion, klar. Ohne ihn wäre es auch nicht gelaufen. Aber das ist ein ganz kleines Projekt, das war zuerst als Kurzfilm gedacht, und das ist jetzt ein größerer Film geworden, und wir sind sehr, sehr glücklich, ihn hier zeigen zu dürfen. Volevo solo dire che il film è stato girato senza soldi, diciamo, è stato soltanto grazie alle energie di, appunto, di Pasquale e Stefano, e loro hanno fatto anche tutto, si può dire, hanno fatto il direttore della fotografia, girato lì con la telecamera, hanno trovato, scritto i testi, hanno fatto tutto insieme. Io sono entrato nel progetto e abbiamo collaborato, però in realtà non c'è dietro nessuna sponsor e nessuna produzione grossa, televisiva o altro. Berlinale. Racconto la battuta. Lui, tra le varie cose che ha fatto, ha creato una bevanda che si vede forse in un punto del film, si chiama Berlinale, ed è una bevanda non alcolica che è di frutta, che lui ha creato e vende e la distribuisce soprattutto negli eventi anche legati al mondo qui a Berlinese. E io volevo dire che hai un sito web, un sito internet, gartendersterne.com, e una pagina Facebook, e se vorrei più di informazione sapete dove.
No, devo dire anche Bruno Moretti ha fatto un lavoro eccezionale sul commento sonoro, che è bellissimo nel film. Cristos, un'ultima cosa, ma dopo Firenze, questo documentario? Allora, il film è stato, la cosa buona è stato già venduto in America, nel senso che c'è un distributore americano che lo ha subito preso, si è innamorato del film, e adesso faremo a gennaio-febbraio un'uscita in Germania, e poi probabilmente faremo un piccolo tour anche di cinema tedeschi, perché appunto io viviamo a Berlino e quindi è più semplice per noi, e vediamo gli altri festival, spero che insomma anche in Italia altri festival si interesseranno al film, e poi vediamo, faremo sicuramente anche un DVD che venderemo al film, ma in DVD, un DVD, no? Mette fuori il film, DVD. Si può vendere tutto il cielo. Insieme alla birra. Insieme alla bevanda. Sì. Grazie anche da parte mia, mi è piaciuto molto, tra l'altro vengo da Berlino. Puoi fare in tedesco, cioè, Sì, no, facciamo per tutti. Volevo chiedere, perché mi è venuto in mente, voi rientrate forse un po' nelle spese, io avrò qualche regalino di Natale bellissimo, se è già in distribuzione questo film. No, si trova da qualche parte? Non ancora, il film è nuovo, per cui non esiste ancora DVD, appunto questa è la prima europea del film, oggi. Sarà fatto, sicuramente. Avrai tempo di comprarlo più a Pasqua, dopo la tavola, a Pasqua. Sì. Se no noi saremo fuori. Esatto, vuole... ringraziamo ancora... Pasquale, Stefano, Fern, grazie.